E poi ancora cronaca, siamo nel Lazio, la notizia di un nuovo incidente sul lavoro a Latina, è morto un operaio di 38 anni, tra l'altro il secondo in poche ore nella regione, come ci racconta Nazario Basili. E schiacciato da un escavatore in manovra mentre era al lavoro. A perdere la vita è stato un operaio quarantenne residente a Bassano Romano, in provincia di Viterbo, dove, dice il sindaco Emanuele Maggi, era ben inserito e apprezzato da tutti. Lascia la moglie e una figlia 14enne. La comunità bassanese si è stretta intorno alla famiglia. L'incidente è avvenuto intorno alle 14:30 di ieri a Capranica, nel Viterbese, in località Vico Matrino, nel piazzale dell'officina di una azienda del posto. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l'uomo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ronciglione che stanno effettuando tutti gli accertamenti per fare chiarezza su quanto avvenuto. Sequestrato il mezzo coinvolto nella tragedia. In campo anche gli ispettori della ASL. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Allora, è con noi Alberto Verzulli, che è presidente dell'ANMIL Lazio. Buonasera Presidente, benvenuto a Rai News. Allora, innanzitutto le chiederei se ha delle riflessioni da fare su questi due incidenti nel giro di poche ore, se ha delle informazioni su cosa può essere successo, quali sono, insomma, i motivi anche che hanno portato a questi due incidenti, purtroppo con la morte di un operaio. Noi purtroppo ci ritroviamo ogni giorno ad affrontare questo problema, questo tema delle morti sul lavoro. Così non solo nel Lazio, ma oggi è morto un altro operaio nel Lecchese, travolto da un muletto praticamente. Questa ormai è cronaca quotidiana. Cioè, le riflessioni sono sempre le stesse che noi facciamo. Praticamente noi chiediamo che nei luoghi di lavoro venga sempre più attuata una fase di controllo molto più, come dire, molto più attenta, perché quello che a noi stupisce è che nonostante venga attenzionato ultimamente questi temi anche nei fatti così gravi che sono accaduti precedentemente, si continua a morire, si continua a morire tutti i giorni. Quindi, per quanto ci riguarda, noi la riflessione è quella che noi dobbiamo cominciare a fare in modo che queste persone vengano formate, ma che ci sia una cultura del lavoro, una cultura noi per cominciare dai ragazzi, dalle scuole, perché se non cominciamo da questo non andiamo da nessuna parte, noi continueremo a contare i morti tutti i santi giorni. Perché, come ho detto prima, sì che ben vengano i controlli, sì che ben venga tutto quello che c'è a disposizione, ma si continua purtroppo a morire, non si evitano questi morti sul lavoro, non ci si riesce proprio a farlo. Ma quello che a noi preoccupa di più è che dopo che queste persone sono morte, chi è che si occupa di queste famiglie? Perché non ci dimentichiamo che ogni morte, dietro ogni morto c'è una famiglia che spesso viene dimenticata, una famiglia che spesso si deve arrangiare da sola a cercare di risolvere il problema e non solo quello del Certo, lutto, assolutamente ma anche quello poi a lo seguire di quelli ribadiamo che spesso, sono. Presidente. Senta, lei ha citato i due temi su cui vorrei soffermarmi velocemente. Il primo, la formazione. Manca veramente una consapevolezza dei rischi? Cioè, abbiamo sottovalutato troppo l'importanza della formazione nei cantieri, negli ambienti di lavoro pericolosi, che deve essere indirizzata agli operai, ai lavoratori, ai dipendenti delle ditte. Su questo, insomma. Guardi, lei ha detto bene, parliamo di formazione. Siccome si continua a morire quasi sempre allo stesso modo, io vorrei capire come mai non si faccia una formazione specifica per ogni professione e si continuano a fare queste formazioni così generaliste che di solito poi vanno a impattare in modo generico sulla persona. Cioè la formazione deve essere costante, una formazione ripetuta anche durante l'anno, non una formazione quando si inizia a lavorare e poi ci si dimentica di questa formazione, perché il lavoro si evolve, quindi la formazione va fatta, soprattutto andrebbe fatta anche proprio sui luoghi di lavoro. I nostri settori più a rischio, che sono proprio l'industria, l'edilizia, cioè si continua sempre a morire alla stessa stregua praticamente. Quindi la formazione è importante, la formazione è fondamentale, ma oltre alla formazione io direi anche che bisogna cominciare a lavorare seriamente con i nostri giovani,
affinché ci sia una cultura, devono essere portati a valutare i rischi di quello che è il mondo del lavoro. Qui noi non stiamo criminalizzando il lavoro, come non criminalizziamo nessuno, le aziende, chi che sia. Noi stiamo cercando solo di far capire che ci vuole una cultura, un cambio di passo radicale. Noi siamo qui a Pescara oggi a fare il nostro 10° congresso nazionale dell'associazione e stiamo lavorando su varie proposte, così come sono le rivendicazioni. È importante per noi portare all'attenzione della politica e delle istituzioni quelle che per noi sono dei significativi argomenti per fare in modo che tutto questo non accada più, perché non è tollerabile. Che allora, fin qui la formazione, Presidente. L'altro tema su cui la volevo portare sono i controlli. Anche questo ne abbiamo parlato varie volte, quando ci sono state tutte le... perché purtroppo le abbiamo raccontate diversi quest'anno, tragedie sul lavoro con la morte di... anche di più operai nello stesso identico momento, no? Allora, che c'è? Ci sono pochi controlli? Cioè, ci sono pochi controllori? Spendiamo troppo poco? Ammesso e non concesso che il problema sia il rispetto delle regole sugli ambienti di lavoro, beh, magari possiamo investire di più sui controlli sugli ambienti di lavoro per costringere anche in modo coercitivo a rispettarle queste regole. Allora, sono anni, no? Che si auspica un incremento notevole degli ispettori sul lavoro. E ogni anno praticamente si parla sempre dello stesso problema. Sono pochi, l'ispettore arriva quando il fatto è avvenuto per accertare qual è stato il problema, e questo a noi non ci sta bene, perché come associazione siamo indignati su questo, perché bisogna che veramente si lavori affinché questo corpo ispettivo venga rafforzato, ma soprattutto che vada nei territori, che non vada a fare un controllo solo sulle licenze negli uffici delle imprese per vedere se le regole, se tutto sta in regola. Cioè noi pretendiamo, perché noi siamo le vittime del lavoro, noi non facciamo sindacato, noi siamo quelle persone che hanno subito un infortunio sul lavoro. Quindi, di fatto, se non c'è un controllo serio nelle aziende, nei luoghi di lavoro, non ne veniamo a capo. È quello che manca, un numero adeguato, perché non vogliamo fare un esercito di ispettori, ma quantomeno ci vuole un numero adeguato di ispettori che possa... e coprire gran parte del territorio, e i controlli vanno fatti prima che iniziano i lavori per vedere se questo cantiere può essere avviato o meno. Inutile che vada l'ispettore con i carabinieri o con la magistratura a verificare il Presidente, problema. Grazie ad Alberto Verzulli per aver condiviso con noi il suo punto di vista e le riflessioni dell'ANMI, che appunto, come ricordava giustamente poi il Presidente, ricordiamolo bene, è l'associazione che proprio rappresenta chi è vittima appunto di incidenti sul posto di lavoro, quindi a maggior ragione ci interessava la loro opinione.